Cosa ha di particolare la Libreria di Milano? La Libreria di Milano nasce nel 1968 con un progetto condiviso dalle chiese valdesi, metodiste e battiste di Milano, cioè quello di creare uno spazio comune, sostenuto dalle chiese, ma per il pubblico, per la città di Milano, nel quale si potesse trovare la vendita del libro, quindi la libreria, un negozio normale, diciamo così, ma anche un luogo dove si potesse ascoltare una conferenza, un dibattito, partecipare a un incontro. Infatti la libreria è dotata di una bella sala per gli incontri e un posto dove poter consultare riviste e libri che sono quelli della biblioteca del Centro Culturale Protestante. Questa biblioteca è una biblioteca che è un po' la memoria storica di tutte le persone che a Milano hanno pensato e hanno raccolto i loro libri e poi li hanno donati alla biblioteca. E quindi la biblioteca nasce, diciamo, dalla raccolta del lavoro, del pensiero, della ricerca dei milanesi di un tempo. In seguito è nato anche un settore della biblioteca che si chiama emeroteca. In parole povere è la raccolta periodici. Abbiamo quasi 220 testate di periodici, ben 9.900 libri monografici, con un totale di circa 19.000 schede. Un luogo dove ci si potesse incontrare, ci si potesse confrontare e si potessero scambiare idee tra persone anche molto diverse tra di loro.